Ciao a tutti, bentornati in un nuovissimo video. Oggi, come vedete, ho fatto questi veli riccioli e boccoli fatti senza la piastra. Secondo voi sarà una missione impossibile? Lo scopriremo insieme. Restate qui con me. Per fare questi bellissimi riccioli senza piastra abbiamo bisogno di 4 passaggi molto importanti. Come prima cosa dobbiamo armarci delle nostre calze vecchie che non vogliamo, quelle rotte, quelle che già non li mettiamo più. Dopodiché una mousse fissante, io in questo caso ho la 3, non ne ho altro in casa, e ho aggiunto insieme dell'acqua per farla diluire un po'. E gli ultimi 2 passaggi bisogna armarci di tempo e di tanta pazienza. Abbiamo le nostre calze vecchie e le forbici, che sono molto importanti. Dopodiché iniziamo a tagliare la punta della calza, che questo pezzo qua non ci servirà, e tagliamo a striscette. Una volta fatte le mie striscette, li taglio ancora a metà. Iniziamo pettinando bene i nostri capelli. Dopodiché dividiamo i nostri capelli a metà. Visto che ho la mousse a sostegno forte, utilizzo l'acqua per diluirla e così diventa una mousse a sostegno medio. E applico la mia mousse. Pettiniamo ancora e dopodiché prendo una ciocca di capelli e la rotolo leggermente con le dita. Prendete la striscia di nylon e avvolgete la ciocca dei capelli della punta fino alla misura desiderata che vorreste che arrivino i vostri boccoli. Facciamo un nodo semplice o colo e stringiamolo. Continuiamo così con tutto il resto dei capelli. Se ci rendiamo conto che i nostri capelli sono asciutti, li inumidiamo con l'acqua e la mousse. Mi raccomando, dobbiamo stare attenti quando arrotoliamo i nostri capelli di non prendere gli altri bigodini già fatti. E ora che abbiamo finito questo lato, passiamo all'altro. E faremo la stessa cosa. Prenderemo la striscia di nylon e avvolgeremo la ciocca dei capelli dalla punta fino alla misura desiderata. E annodiamo con un nodo semplice o collo. E stringiamo.
Una volta completati i miei bigodini li ho lasciato riposare per 2 ore. Potete anche tranquillamente andare a dormire, visto che questi bigodini qua fatti di nylon non stringeranno la nostra testa e sono molto comodi nel letto. Ora andremo a togliere i nostri bigodini di nylon con un uncinetto. Avete visto che belli ricciolini che si sono formati? Per togliere i bigodini potete anche aiutarvi con le vostre dita. Se i boccoli vi piace più morbidi, andate con la testa in giù delicatamente e aprite con le dita e le vostre mani i boccoli. E spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao!